Allora. No, cavolo. Ho sbagliato. Sono aperto l'applicazione della Ubisoft per sbaglio. Datemi un attimo. Oddio, mi è scivolato il mouse. Va bene. Andiamo oggi. Siamo di nuovo su Genji. Sinceramente adesso volevo fare quello lì della. Non mi interessa, cazzo. No, ci ho fatto. Devo So fare this is quello a lì day in the del. life of the traveler. Questo che ci ha dato l'altra volta, che sinceramente. Ad Astra Abyssal. Non sono. Cioè, mi ha detto. Purtroppo mi ha dato l'informazione offline, quindi è qualche. Non ci saremo tutto il tempo. Perché devo andare a fare una cosa, non so quando devo andare. Però vabbè, continuiamo a fare quello che dobbiamo fare. Più che altro devo fare anche le missioni qua. 4 su 8, che perfetto. Bisogna fare le missioni, oggi sono arrivato a mangiare in ritardo, quindi. Aiuto asciutto. Quindi dobbiamo ancora fare missioni on cam. Figato, mi sono fissato a guardare Tears of the King. Quindi un po' quello, un po' l'altro. Vediamo cosa vuole sto ragazzo qua. Oggetti laccati, come si fanno? Perché ti servono oggetti laccati? Oh, sei tu fratello? Ah no, aspetta, chi è già questo? Mi sono sentito, ah sì, quello lì che fa le cose tipo i Baruns di Luigi. Ora ti spiego, hai mai sentito parlare di intervento divino in un santuario? Da ciò che ho sentito, se porti offerte preziose, forse i tuoi desideri si avverranno. Credo che dei bei manufatti laccati siano molto preziosi, se li portassi come offerte di sicuro avrò una risposta. Tuttavia non ho i soldi, ho sentito che l'Emporio li fa bene. Potresti andare a chiedere del luck, fratello. Andiamo. Grazie, fratello. Che male. Beh, dopo Timmy, migliora personaggio. Sentiamo cosa dice. Questa qua non riusciamo mai a parlarci. Hello, my friend. Hello, my friend! Come posso aiutarvi? Arrivo subito. Desideravamo della lacca, non per capelli. Ah, è così? Vorreste offrire degli oggetti laccati al santuario e voglio farvi partene uno da solo? Prego, Anatsuki, ho un desiderio che vorrei che si realizzasse. È per questo che non preoccuparti, non dirò a nessuno la formula segreta. Il problema non è la formula dei rari amici. Se vuoi fabbricare dei bellissimi oggetti laccati, da solo rari amici non basterà, ti serve anche un lungo periodo di pratica. Non si tratta solo di tempo, si tratta più di capitale. Sono discendente di quarta generazione di una famiglia di artigiani della lacca. Ho persino viaggiato fino a Sumer per studiare la lacca, perciò è impossibile che tu impari da un giorno all'altro. Avrai sentimenti, intenzioni buone. Vabbè, possiamo anche schippare, stanno parlando. Vita asciutta, portare offerta su un tavolo. Chi appare amico? Se ne preparavo niente amico. Vediamo. Cioè ha detto di che dovrei fare così, ma cosa devo offrire? Adoro i dango tricolori, amo mangiare tanto. Sarebbe rispettoso offrire i dango. Ho già fatto delle caramelle. Ho sentito dire che alcune persone mettono dei petali freschi in sacchetti e li offrono. Cosa facciamo? Fattiamo! Non so se c'è il tango. Tira i sacchetti.
allora prendi per favore questo. Sarà meglio usare la cosa, come diceva lei, che dovevamo usare col suo, che ci metteva a cuore, chiaramente magari un po' rispettoso, da qualcosa da mangiare, ci ho pensato io. Quindi cucinare, non ho ancora ordinato non sono ancora per la tastiera. Non so neanche io se prenderla, sinceramente mi piacerebbe tantissimo. Mi ha dato un libro così a caso. Magia. Dove ti devo andare? Ah, che scemo. Vabbè. Infatti dicevo, non c'è qualcosa che... è scomparso il coso. Bello. Ce n'è un altro qua sotto. Ma dove cacchio l'ho visto prima? Ah, fa bagno. Ma va, fa un bagno. Ah, c'è una missione. Se è da fare, la prova la faccio. Spero che non ho fucked up. Oh shit, sì, mi sono fregato da solo, no, aspetta. Che cacchio, che odio sto combattendo. Volevo prendere il coso. Questo. Mi sono fregata solo. Perché? Fregato forse non devo buttarmi. C'è una missione qua. Un po' di missioni bisogna ancora fare qua. Però oggi facciamo queste robe qua. Mi hanno dato fuoco agli altri. Ah, non serve atterrare, sì, mi sembra di atterrare. E non c'era la cosa di sotto? Vedi che ce n'è uno di sotto, che cacchio. Ti stavo dicendo, ma che cacchio? E poi partiamo di qua. Che musica, cazzo. Qui potremmo anche buttarci giù, sinceramente. Gagno è salita l'amicizia tra... Sentire cosa dice la pesca. Ah, ci sono di nuovo i tre dell'Ave Maria. Ah, ecco perché non c'è sta rottura di scala. No, ho sbagliato. Se mi ammazzi, cosa mi... Tanto ci servono i cosi che buttano. Oh, per cacchio.
Potremmo andare a chiedere cosa vogliono questi. Sarei curioso. Beh, mettiamoci un marker qua. Devo solo andare un po' più indietro, perché se no non ci provo a rompere. E sei troppo vicino. Va bene. Allora sono troppo vicino. Fammelo mettere qua allora. C'eravamo quasi. Facevo prima già parlare. Missione se con si fa con difendi la monovita di Omantica, ok. Passiamo di qua. C'è un teletrasporto lì che non ho ancora preso. Com'è qua la telecamera? Mi vedete o sono all'oscurità? No. È perfetto. Tranne che ora un po' più Let us find shelter from the rain. Ok. Sto arrivando! Se mi prendi a mezz'ora dici che cacchio. Ci manca solo il guardo. Ci starebbe anche avere una specie di cosa antifulmine, tipo Breath of the Wild c'è la maschera. Alla faccia, dopo come esplode qualcosa in testa. Ti prego. Vai, dai, ci sta. Certo devo usare la gamma un secondo. Ah, fa veloce. Meno male che era morto. Hello, my friend. Embrace the ice. No touching. Ma è anche come si chiama? No, non lo dice Noel, non faccio. Non ho già sentito da... forse l'ho sentito già da Noel. Non mi ricordo. Ah, è guardato. Completa la porta. Ho già sentito da Noel. Mamma mia. Ce la faccio. There's a pleasant breeze and glorious sunshine. So, where shall we go for a walk? Should I explore? Quindi dobbiamo fare la sfida. Everybody stand back! Blaze over! Jane. Whirling snow! Come urla? Cioè, non ti sta colpendo nessuno, guarda. Lasciamo fare. Hello, my friend. My apologies!
confusione avanti tutto. Chi manca? Quello lì ha provato a toccare i cammi ma non c'è ben riuscito. Mi dispiace per lei, di nuovo. Non ha funzionato per me. Grazie ragazzotto. Come dice Primo Boom Shakra. Oppure vada bimba da Boom. Che matto. Che matto. Veramente la nostra motore. Thank you for completing. Easy reward. In cui prima accetterà il tuo gym martedì, quindi dovrebbe fare con i porchini. E ieri mi sono servati così. Però facciamo così. Tanto. O lo facciamo stasera, non so, sono più interessato sulle missioni oggi. Però lo facciamo stasera dopo che sono tornato da lavoro. Sono più interessato sulle missioni oggi. Penso che ieri non abbiamo fatto niente. Cos'è che devo fare? Taurus Inconductus. Ah, visita Watsumi. Taurus. Where exactly is Taurus? What the fuck? What the fight? Non volevo fare. Taurus Inconductus. Attur. Taurus. Che sarebbe una missione in questo? Aspetta. Era nello stesso menu. Taurus. Ah, prima devo fare questo. Devi fare il capitolo della Dark Arena. Sonnolenta. A tuo. I sogni dei guerrieri si rinnovano come l'erba primavera. Ah, poi incontri il mondo. Ma dai, pensavo che sinceramente riusciremmo a sacchi. Andare, volevo andare perché sbocchi una nuova area segreta che è l'ultima. Mazzai. Che cosa da Pennant sto gioco ci tira fuori. Astrologia e il punto di 50. Di cacchio. Allora andiamo a fare le missioni tra l'altro. Io sinceramente pensavo che ci potevamo tornare sotto. Che bella cosa. Allora facciamo missioni. Sinceramente non so che missione è quella lì. Sinceramente non so che missione è quella lì che dobbiamo fare. Poi la scopriamo però sinceramente. Aspetta, cerchiamola, no? Perché voglio, sono curioso di capire quella. Mr. Fantastic. Capitolo della Dark Arena Dark Arena, mi sa che non c'ho neanche. Dark Arena sonnolenta.
Sì, è questo. Ah, prima bisogna fare quello di Watsumi. Non è che mi interessa molto. Cioè, nel senso che ci starebbe, ma prima voglio farmi le missioni secondarie. Abbiamo già fatto un po' di roba qui. Allora, dov'era quella roba, eh? Ecco. Andiamo a fare le missioni secondarie. Perché ce ne sono troppe, dobbiamo un po' togliere. C'è già il concorso Fanardi. Come si chiama la ragazza? Ah, vedi, c'è un'altra missione qua, allora bisogna cominciare a fare. Che ci fa una sacerdotessa qua? Ah, ma è quella lì, la sappiamo. Non potete più continuare a rimandare, dice Miyuki. Ora che l'evacuazione è praticamente completata, è il momento perfetto per risolvere la questione. Pensa agli affari tuoi, la sicurezza di Tarasuna e le attività dei Fabi sono compito nostro. Non hai qualcosa da fare, Sanjue? Vorresti forse dirmi che adesso è la lavorazione dei metalli sotto autorità del Gran Santuario? Non fatemi la predica, pensate davvero che sarei qui a parlare con voi se non fosse necessario? Lo faccio perché non state facendo bene il vostro lavoro. Ormai anche il Sakura al Gran Santuario risente degli effetti del Tatarigan. È per questo che Lady Miko mi ha inviato qui, per esorcizzare. Com'è possibile? Il Gran Santuario si trova dall'altra parte. Voi sottovalutate troppo la potenza di Tatarigan e di quella sguardia di... No, vabbè, scherzo. Grazie al potente Archon di Elettro. Si è dimostrato utile e può essere utilizzato come una fonte inesauribile di energia. Che grande comodità. Pensate che la questione di Tatarigami sia tutta qui, vero? La fornace Mikage di Tatarasuna ha un problema serio. La vostra più grande preoccupazione dovrà sospendere temporaneamente la produzione. Esatto, essere costretti a sospendere la produzione a forte ripercussione del nostro impegno bellico. Trattate di un problema gravissimo. Ma veramente fa ridere perché sembra che si è fermato tutto il tempo qua, ma non c'è più nessuna guerra. Bacini, rinuncio, in ogni caso sono qui per occuparmi del Sakura del tuo. Ciò che ho da dire potrebbe non piacervi, ma devo sollecitarvi a gestire con maggiore attenzione la situazione. Per risolvere il problema avete fatto venire qui gli esperti da Fontaine, vero? Molti di che se ne sono già andati, ma per sbaglio un ingegnere è rimasto qui per curare la manutenzione. Perché non parlate con questa persona? Torano dice. Immagino tu ti riferisca a Sanvie. È già venuto a parlare con me. Responsabile della manutenzione della fornace per ora è signor Anbei, che al momento non si trova qui. Oltre a questo non sono autorizzato a dare altre informazioni. Quell'Anbei, lasciamo perdere. Tanto non serve a niente. Visto che ponete tanta enfasi all'autorità, vedo di mettere in questi termini. Se la situazione dovesse degenerare, arriverà a farvi visita qualcuno con tutta l'autorità necessaria per rimuovere dei vostri incarichi. Per quanto io possa apprezzare un consiglio non richiesto, non ho nulla di preoccupante. Non appena il signor Ampei sarà ritornato, farò porto della situazione. Fino al momento, perdona. Il mio essere lì, io ho delle regole, ma non posso dire altro. Sembra che quei due litigano per qualcosa, l'atmosfera è tesa. Paimon pensa che abbiamo detto qualcosa sulla fornace. Forse su Polis è successo qualcosa. Andiamo a chiedere, quelle due persone laggiù. Quelle due persone sono... Cos'era la discussione della fornace? Piccolo problema, ci serve giusto un po' di tempo per risolvere. È un avventuriero, vero? Questo non è un buon posto per persone come te. Meglio che te ne vada. In realtà sono con la ribellione. In realtà sono con la ribellione, ti metti davanti alla loro corte, dice. Cos'è questa fornace? Tu sei in queste parti, vero? Per tua sfortuna sei arrivato in Uzuma proprio nel momento peggiore. L'isola si chiama Tatarasuna, una fonderia di acciaio di Jade, un materiale usato per forgiare le armi.
Hai presente la legge delle sulle spade di Nasumi? È proprio l'acciaio di Giada che viene prodotto qui a conferire le spade alla spada di Nasumi la filatura durevole. Ma qualcosa di molto segreto. Non è proprio un gran segreto. Dopotutto la commissione ritiene che avere le capacità di forgiare arme potenti sia qualcosa da dover ostentare. Alcuni anni fa, alla fine, di ampliare la capacità produttiva assunsero una squadra di consulenti da Fontaine per costruire la Farnace, una macchina in grado di raccogliere interamente i poteri. Gli avvertimmo innumerevoli volte di non abbassare la guardia, soprattutto quando si tratta del Tatarigami, ma decisero lo stesso di andare avanti. Dopo che iniziò la costruzione, la maggior parte dei consulenti tornò a Fontaine. Sono storie di cui parlavamo proprio prima, rimasto in Nanjuma. Purtroppo durante la battaglia passata qualcosa andò storto nella Farnace. La parte che magazzinava l'energia corrotta divenne estremamente instabile. I lavori vennero interrotti. Servier mise in atto una misura d'emergenza e sembra che abbia allestito una cupola di contenimento. Tuttavia è soltanto una soluzione temporanea. Nel frattempo lo sciogunato fa le sue cose. Non ti abbia ancora in carico di gestirlo. Chi è Ambe? Direttore. Indaffarato con procedure e provvedimenti richiesti. La sua prima reazione a un problema è sempre quello di non trovare una soluzione. Al contrario, pensa soltanto a quali moduli vanno compilati. Probabilmente la città in città al momento prepararsi di inviare qualsiasi modulo gli capiti sotto mano e non capisce la gravità della situazione. Spero soltanto che Sanvia e i propri artigiani riescano a trovare una soluzione, che qualcosa dovesse andare storto. Beh, se ciò accadesse ti suggerisco di lasciare l'isola. Ok, no. Andiamo a cercare. Vabbè. Ma scusa, tra l'altro mi è venuto in mente adesso, signorina Miyuki, o signora Miyuki, whatever you wanna. Qualsiasi cosa vuoi fare che ti chiamo. Cioè, non mi riconosci? L'amico, ero sempre con Miko, con la Eden, non mi riconosce nessuno. È stranissimo. È veramente strano questo gioco, nel senso che ti trovi qua a fare mille avventure, ma solo in Asuma, eh. Io mi aspettavo che se ne andavano toglievano gli accampamenti. Senza via? Vabbè. Non è che è strano, ci sta alla fine. Ci sono tanti giochi che fanno così, non è che muore qualcuno. Però mi aspettavo un cambiamento di mappa, sai come questo gioco è talmente forte che. Però va bene lo stesso. Sono qui per aiutare. Va bene lo stesso. Per aiutare? A tuo modo di vestire, dire che siamo entrambi dei pellegrini in viaggio per Inazuma per percussione. Piacere a quanto raro, amico mio. Devo ammettere che sono commosso dalle tue gentili intenzioni. Devo anche scusarmi per la mia franchezza nel dire che non credo che vi sia alcun aiuto che tu possa offrire. Hai per caso visto un riparo alle simili sembianze in una bolla? No. In effetti è sensato, di solito la cupola non è visibile, tuttavia è possibile vedere da lontano adottando una particolare tecnica di osservazione. Almeno tu la vedi. Non con i miei occhi, quindi. E certo la vedo. Facendo uso di quest'opera, le procedure di emergenza per la Fornace. Il cage, questione di po'. Ho seguito le istruzioni a lettera secondo i valori forniti dalla strumentazione, pare che la cupola sia stata attivata. Ah, un'altra cosa degna di menzione, tecnicamente parlando il nome ufficiale della cupola sarebbe contenimento d'emergenza della fornace. Ora per quanto riguarda la fornace,
Puoi darmi un breve riassunto? Pratica non su profonde righe. Ok. Sì, non volevo dire che Miyuki è una situazione almeno in parte. Una versione di prova. Con 893 pagine. Inizio. Al momento la fornace ha sospeso ogni attività. Ah, vedi che l'hanno sospesa per l'attività. Chissà fosse stata la suona di Vanagloria o fuoco d'artificio. Potrebbe finire in tragedia. Non siamo ancora a quel punto. Stai guardando le istruzioni. Sembra che farà bella vita. Cioè, Piag è vestito bene. Ho capito, quindi non poseduto niente. Descrizione più corretta sarebbe osservazione e conclusione. Ipotesi plausibilmente potenzialmente verosimile, anzi probabilmente il dispositivo contiene il nucleo del Tatarigan. Tuttavia, anche se così fosse, i valori forniti dalla strumentazione sembrano quanti normali. Deve essere successo qualcosa. Ti serve qualcuno per indagare? Sì. Che parole, se potessimo sapere con esattezza la natura del problema, probabilmente sarei in grado di elaborare le operazioni. Ok. Posso andare io a indagare. Ho i miei diritti. Beh, abbiamo le visioni, non abbiamo le visioni. Sono stati approvati tra la valutazione preparativi. Qualità di rappresentante, mi sono già dato l'autorizzazione. Si è data l'autorizzazione. Esamina la fornace. Ok, sembra una missione abbastanza. Partiamo da qui. Because I'm lazy and you know it. Questo qua. Però non mi fa entrare. Mi fa entrare. Tutti sti cacchi di mini boss. Mi ammazzeranno di brutto. Non vedo l'ora, non proprio di morire seccamente. Let's light it up! Let's end this quickly! Teamwork is dream work! This is long overdue! Born of Yeah, but there is no Take flight! Kami Sajuan! Sumetsu! Goba! Get them! What do you want to contare? Non ci sta capendo più niente, quel. Fa ridere che non ci capiva più un cacchio. You're dead. Congratulations. Qua tu? Peccato che non posso entrarci nella miniera. A meno. Spero che un giorno mi fa entrare. Forse sono già entrato. Che cacchio ne so. Inazuma è complicato. È complicatissimo. Andiamo di qua. I'm lazy and you know. Hello. Quali missioni ti portano a cosa? Cioè, una missione l'abbiamo scoperta grazie al ragazzo l'altra volta che dice che c'è una missione che è da fare. Se vogliamo andare avanti in altre cose, però penso
sempre. Cos'è che devo fare qua che diceva Paimon? Non so se, non ho molta voglia di frequentare persone perché sto facendo missione. Qui c'è un fantasma. Ovviamente la cupola qua sarà blocca. Oh, ma che rottura di scala. Cacchio centrate voi, uffa, voglio solo fare qua. Oh, che pazienza. Io voglio semplicemente far questo. E nessuno deve fare la scuola. E poi voglio far questo. Si era quasi morto io. Teamwork is dreamwork. Quando lo sto tenendo. My apologies. That's gonna hurt in the morning. Che cacchio vuole cinghiale? Ci manca solo che muoia per le cinghiale, te immagino. Prima o poi succede. Prima o poi succede. I can fix this. Oh fuck, ho già riscatto. Dove è andato? No touching! I'm just way out of work. Nice and spicy! Chi sei Gesù Cristo? Benny's adventure team! I have failed Gesù, you. Non so, però come vuoi. Che rottura di schermo. Sovraccarico che per sta squadra qua non mi piace per niente. Ah, bene così. Certo non ho voglia di usare tanta roba da mangiare. Usiamo... Allora usiamo un pollo. Cacchio ne so. Giusto per Gunny e Bernard. Che Agio. Born of ice and frost. Guarda. C'è la stessa. Ma è fuori questo? Porca miseria. No, non mi piace. Non va proprio bene. Cosa c'è questo team? Focus! Corri, corri. Tanto dipende lo stesso. Quella miseria. Ah, per un secondo pensavo che era morta anche io. E l'ombra. Ah, che altro di scherzo. Cos'è che ha detto Paimon? Penso che ha detto tipo da qui non possiamo andarci a chiamare. Poi cos'è il genere? Vabbè. Andiamo a rianimarci, va, poi andiamo dall'altra parte. Vediamo cosa succede. C'era una volta tanto tempo fa, la mia pazienza. Andiamo a vedere dall'altra parte cosa succede. Che noia. Così. Figurati se ti fanno andare. Forse c'è un'altra quest che dovrò poi seguire. Boh, non lo vedo neanche.
come si sono formate quelle spaccature. A quanto pare dovremmo trovare un modo per eliminare le spaccature. Ho già trovato. Queste spaccature, mamma, io non avvicinarsi troppo. Ok. E quindi dobbiamo andare dall'altra parte, ovviamente qua non si può. Io sinceramente ci speravo che potevo entrare con qualcosa di eletto. È proprio bloccato. Vabbè. Mi stupisce che... cioè, io come sta roba qua, ma l'ho detto già prima, ma poteva anche aprirsi, posso di rimanere chiuso. Esamina la fornace. Non è che devo entrarci per un po' di scalato. Non dire la verità. Guarda chi c'è, rompiscatura di tour. No, sto scherzo. Sembra che sia caduto qualcosa di funesto. Oh, sono tornati. Jimmy, tu dai la gonna. Oh, to sweep that freaking swell, dude. Allora. Se mi dicesse cosa fare in più, sinceramente. Non... pensavo che dovevo esaminare qua. Però se ho letto da qui non si vede niente. Mi sarei curioso. In effetti la fornace sembra un po' nera. Si vede da qua. Se quella è la fornace. Esamina la fornace. Però mi sa che diventa arch, non so. Non so cosa c'entra questo livello. Perché c'è sto coso qua? Ah, perché c'è questo forse. Allora ti serve per prendere, no? Ah, la spaccatura sembra ancora più pericolosa qui. Torna da Xavier. Abbiamo fatto. No, cavolo, volevo fare quella missione lì, ma non me la fa fare. Mi piace che parla come fosse chissà che cosa, 007. Non guardare il mio viso. La situazione della fornace, vuoi sapere? Proprio così, da quanto ho osservato l'ammontare di energia accumulata non sembra tanto elevato. Hai ragione. La ragione per cui ho inizialmente attivato la cupola era impedire alle persone di entrare. Ah, in pratica se all'interno si dovesse accumulare troppa energia dovrebbe diventare inutilizzabile. Quello che conta al momento è tutto a posto, quindi dobbiamo stare tranquilli. Ci sono tre spaccature e una marea di falci, però. Momento, falci, cosa ci fanno qui? Asnesia. Qualsiasi cosa mi viene in mente non è buona, qualsiasi cosa sia senza trovata la fornace. Credi davvero? Se sono loro la causa di tutto, allora le cose si complicano. Comunque a te è una cosa del genere. Non sono che un umile ingegnere, volevo solo venire qui per fare un po' di ricerca. Qualche filmino, godermi un po' l'incantevole cultura di Nazima.
e via dicendo, discorrendo. Come ho potuto trovarmi un tale pasticcio? Tutto è iniziato con un semplice problema tecnico, poi è arrivato quel soldato. Tutto un altro diventa, tutto un tratto diventa una missione di procedura. Poi hanno vietato entrare gli stranieri, e ora adesso ci sono i fatti. Quello non potrà che cambiare il modo radicale. Che sventura. Vabbè, poco importa. Ormai sono qui e sono solo la persona in grado di risolvere il problema. Se chimicamente ignorato sarebbe una decisione conforme sia in termini alle procedure che di giurisdizione. Quindi non possiamo lasciare la situazione risolta. Forse dovrei accettare questa è la vita di un ricercatore, oppure come diciamo Fontaine, se la vivi. Meui! È francese Fontaine? Se i fatti sono davvero venuti per in effetti sì. Per mettere le mani sull'energia di Tatarigami all'interno della fornace, allora la cupola di contenimento dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo. Le spaccature fossero loro, non ho alcun dubbio che sono stati fatti. Devo ammettere che sanno muoversi in modo furtivo. Sono riusciti ad arrivare fino qui, danneggiare la cupola e accedere all'interno della fornace. Infatti sono bravi tutti eccetto a chi ha a fare del bene. Sono bravi a Dio. Se vi lasciamo utilizzare indisturbati i loro dispositivi, e se distruggessero la fornace, cioè di che i fatti siano davvero così sconsiderati, io non lo escluderei. Sono audaci. Prima cosa dobbiamo trovare un modo per metterli in fuga. È chiaro che desiderano evitare un confronto diretto con lo sciagurato, pertanto dovrei solo compiere un atto plateale e drammatico che li induca a pensare che lo sciagurato stia andando loro alla faccia. Vado subito a sconfiggerli, se vuoi. Ho presente il cannone, si tratta di un pezzo d'artiglieria dotato delle tecnologie dell'elettro. Sciagurato ne è installati sull'isola per scopi militari. Perché il passato era questo di fronte, era questo il fronte in passato, con il progredire del conflitto le cose sono cambiate, i cannoni sono inutilizzati. Tuttavia sono certo che non sono autorizzato a dirlo. Se posso esprimere il mio umile parere, credo che l'esercito abbia sottovalutato la velocità del nemico. Hanno installato i cannoni nella speranza di fermare l'avanzata con una potenza di fuoco schiacciante, però i cannoni Kojima siano effettivamente molto potenti e la loro gittata è limitata. No. Sembra la seconda guerra mondiale, anzi la prima forse. Quindi secondo me hanno danneggiato. Ok. Non scendevo nei tagli, ma è chiaro che disponiamo di tecnologie legate alla produzione e alla manutenzione. Noi siamo già entrati, quindi. Allora andiamo a attivare qualche cannoncino. Pizzica, te tutta già leggete se vuoi sta roba. Ah, ci sono tre cannoni. Ok. Uno è lì, uno è in mezzo e uno è qua. Io comincerò da quello in mezzo, che sembra più facile. Non dobbiamo preparare munizioni. Munizioni letto, una visione. Anche io so controllare gli elementi. Ah, quindi ok. Ma scusa, non volevano il patto lì delle armi, e poi adesso la cosa assurda è che
Ho un po' mescolato. Sì, fammi vedere la mappa, per favore. Questa è la il nostro ruolo preferito. Fammi controllare, forse. No, è qua. Non sapevo che era qua, ma dovrebbe essere qua. Sono un po' confuso. Letterale a profumo dei fiori. Cannone. Cannone! Sembra abbastanza attaccato. Però non devo farmi fregare. È qua. Poi l'altro è qua. E l'altro dovrebbe essere qua. Certo. Andiamo a vedere. Esattamente sto cannone non ho fatto, scusa. Te lo attivo anche, ma se non so come ho fatto sto cannone, è quello lì, non credo. La testa, zio. Mamma mia. Dico sempre più, zio. Ho tirato una testata. Non credo che sia questo il cannone. Vediamo. Come sono fatti sti cannoni, scusa? Spessi anche come sono fatti. E invece non so come sono fatti. I shall treasure this good fortune. My God. Adesso che sono vicino all'albero devo fare i cavoli miei. Guarda che bel kibitum. Chi che si pelle. Stay away from me. Ah, è lì sopra. Ti metti di fianco, vorrei, guarda che bel tramonto, comincia a parlare da solo, si girano questi. Comincia a volare, stay away from me, e te ne vai, e poi whatever dude, goodbye. Che scemo. Allora ho trovato il cannone, sembra il cannone di lui, è tra parentesi. Uffa dai, ma è solo una sporgenza. Come l'ho detto, in disperazione totale. Allora era sopra dove c'è il teletrasporto, ma che scemo. Ma che scemo. Per attivare deve esserci un personaggio sotto effetto diretto. Oppure semplicemente usi questo e te ne vai. Quel tipo di cannone non ha un sistema di mira punta e spara. Per sparare al bersaglio è necessario regolare l'altezza e l'orientamento.
Prendi la mira con il cannone, quindi sparo. Non ha minime idee. Che sia giusto, no? Proviamo. Bella. Quindi l'altro cannone qua dove c'è il teletrasporto, secondo me. Inizi che è vicino al teletrasporto, non potevamo farlo in modo più comodo. Uff, che cacchio. Veramente dico la verità, non c'è tanta voglia di giocare a Genshin, ma il fatto è che sono un po'... Beh, ripeto come dico prima, come dicevo prima, una settimana abbastanza pesante. Battlefield mi ha preparato per questo. Per il cannone. Credo che deve essere uno in più. E poi proviamo, se non è troppo a destra. No, perfetto. Colpito e affondato. C'è qualcosa qua anche, non mi interessa. Vediamo se oggi non devo andare a lavorare, ci mettiamo un po' a farmare oggi che è martedì la cosa, ma credo proprio che devo andare. Devo aspettare gli ordini. Ah già, scusa, non è segnato. Scemo io. Devo andare lì. Penso che il cannone è quello lì, quel piccolo quadratino. Non so neanche se lo vedete poi. Il giorno che diventerò un Twitch streamer full time. Sempre desidero sempre. I'm learning more about you all the time. Poi il fatto è un altro, è sempre lavoro. La gente può dire di quello che vuole, che è ricca, no? Che puro divertimento, eccetera. E anche lavoro, diciamo. Se fai, allora, se fai YouTube devi fare delle cose, se fai Twitch devi farne altre. Per esempio, se tanta gente converrebbe avere, che ne so, che quel tizio che ha donato di più ha un badge rispetto agli altri, o capito? E queste cose devi aggiungere naturalmente te, poi se hai, devi farti le emoji te personalizzate. Se vuoi essere... Wow. Se vuoi essere furbo devi fare così. Più che altro il fatto di diventare uno Twitch streamer è semplicemente che tu devi offrire qualcosa che non fanno io, che non fanno gli altri. E beh, io non sto, sto decisamente offrendo qualcosa che fanno tutti, fare l'avventura di Genshin. Però insomma non è che non ho ancora finito il gioco. Se devo fare devo mettermi lì. Hello my friend. Come faccio a aprire questo? Non so. Cannone sta arrivando. Dovrei, dovresti avere un gioco che da anni che giochi come questo. Magicamente diventa un Twitch streamer. La gente si segue perché c'è tutte le armi a livello 1.000.000. Secondo me è troppo a destra.
No, secondo me va bene, io ce lo manco, che sennò troppo a destra. Le munizioni! Colpito al fondato. Torna ad alzare via. Toc toc. Who's there? Io. No, sto scherzando. Andiamo qua. Toc toc. Who's there? Eccoci qua. E qui. Bentornato. Dopo aver sentito i cannoni fatti, pensavano senz'altro un attacco. Tuttavia c'è qualcosa che non quadra. Come mai non c'è traccia di perdita di energia nel nucleo? Magari alcuni macchinari sono stati ancora operativi e hanno già purificato la parte di energia. O forse l'energia è stata prelevata da loro. Ci sono i fuochi, attento. Dove? Ah, non fate parte dell'esercito dello Shogunato, vedete come siete dalle parti, vedete di sparare. I don't care. Everybody stand back! That's gonna hurt in the morning! This is long overdue! Embrace the ice! I love it! I don't care! Too far. Whirling snow. Out of the way. Okay. Ah, c'è un cecchino del cacchio. Vaffanculo. Nice and spicy. Lodi. You're toast. Ah, shit. Take flight. Però sinceramente mi non buttavo giù, perché mi sa che se usa la sua abilità cade tutto a terra. No, non so. No. Perfetto, che manca di te noi. E il tuo cecchino nel caso. We go! Teamwork is dream work! È caduto da... Siamo un po' nella M, perché qui ci può colpire quanto vuole. No, aspetta. Ho provato a salvare Bob. Dai, non la fammi niente. Se c'è il Moon Dragon di zombie. Ci sono quasi. Dai, cos'è la tua abilità? Ti aspetto. Lo dobbiamo fatta contare la forma, dobbiamo farla fino a fondo. Scendi. Allora la faccio sempre contare. No, va bene. No. Si è arrivati con tutto il cuore. Cioè una volta non erano così, adesso non mi rompisco l'altro. Non siete dello sciocumento. Andatevene via. Scelata.
Ma non sanno neanche chi sono. Io ho ucciso signora, non sanno. Fatto che sono sempre più sono lontani da me meglio. Sembra che il loro obiettivo sia l'energia del Tatarigami. Ora che i fatti sono distratti da tutto il trambusto, vai a controllare il dispositivo, ok? Se ci sono altri fatti, falli fuori. Uno. Ma forse l'unica che non c'ha. No, c'è un gringo che non ce l'ha i tacchi. Sembra l'unica che non c'ha i tacchi nel gioco. L'unica che non c'ha i tacchi. Siamo entrati. Bello. Però c'è il mister qua. Se mi serve questo. Qua ce ne tanti lungo la via, quindi non c'è da preoccuparsi. Ehi, c'è manga manga. My apologies, avanti, tanta gente. Ma questi che esattamente come fanno non prendersi energia, danni da energia. Vabbè, un pezzo. Ma per lo meno ci This is long overdue. Take flight. Letto grande, come te lo dico. I don't care. Hello. Kami Sajuart. Sumetsu. Adventure time. Quanta vita c'è questo? Out of my sight. Take cover! Shut up! That's gonna hurt in the morning! This is the off, my god. Everybody stand back! You shut up! My apologies! Distruzione! Oh. Qui c'è ancora la sposa. Ah, c'è la sorella minore. La sorella minore. È finita sotto te. Pensa te. Sotto te. Ah, l'abbiamo di sotto te. Teamwork is dreamwork. My apologies. Abbiamo la ultima, però non so quanto vi fa perché la vedo. Si è ripresa l'energia, perché devi far fuori dal tuo rispetto. Torno subito. Ancora con sto scudo del cazzo. Gli diamo gli ordini ai miei PC quando muore. Li muovo adesso. Penso che ci siamo.
Abbiamo preso tutto. Allora questa è un'altra miniera che poi possiamo usare come punto per pigliarci tutto quello che vogliamo. Ci sta. Sono contento da una parte. Peccato che non c'è nessun teletrasporto. Avrei preferito avere il teletrasporto. Invece che lo schermo diventa tutto eletto. Però non capisco. Cioè, in realtà abbiamo un fuoco e un ghiaccio, e che sono più o meno tutti e due i due, come si dice, se fa troppo freddo noi non sopportiamo, se fa troppo caldo non sopportiamo, la seconda dove vivi non vivi. A seconda di dove vivi o non vivi, capisci o meno, vabbè, comunque se sei in mezzo nel deserto non va mica bene. Potevo continuare a seguire Arsen. E questo effetto elettrico non lo capisco invece. Cioè non ha, per me non ha tanto senso. No, dobbiamo prendere un altro elettrogramma, se no moriamo. Sotto. Ha scritto esamina ma non so per cosa. Di nuovo otto stacchi. Avvicinati alla fornace. Questa qui dovrebbe essere la fornace. Questo qui potrebbe essere il dispositivo di cui ha parlato Samuel. Annotiamoci, lo chiediamo in qualche modo. Hello, it's me you're looking for. Ah, devo fare una foto. Fai una foto. Scatta. Torna ad alzare. Ci abbiamo davanti Bennett e dice sì, bella foto, quindi cosa stai? Cosa dovrei fare? Che ci pensi? Qui si godono le giornate, stessa certezza. Fammi in giro. Anzi, mico sì, forse si godono le giornate. Ho scattato una foto. A lei? Ha subito troppi danni e gli altri sistemi di sicurezza funzionano normalmente. Una parte dei circuiti all'interno del dispositivo dovrebbe essere già isolata. Sarebbe una gran bella fortuna anche in mezzo a tutta quella sventura. Questa sventura. Devo ancora riparare un paio di cose e ho anche bisogno di tempo per riflettere sui problemi sorti dalla fornace. Torna da me più tardi, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Torna tra un mare. Dai, il mio prode giovane. Ho una bella notizia e una brutta. Qual è bello? Nucleo non ha subito solo lievi danni, quindi sono ancora in grado di riparare. La brutta invece è che i fatti che si aggirano da quelle parti non apprezzano la bella notizia. Sembra proprio che vogliono trovare il modo di metterci le loro sporche mani al nucleo. Tuttavia, se gli permetteremo di continuare a intromettermi in energia, andrà fuori controllo, l'intera isola finirà per saltare in aria.
Quindi dobbiamo occuparci entrambi delle cose. Abbiamo due problemi. Di fatto è italiano. Considerate la situazione, non importa da dove cominciamo. È molto probabile che nel rimediare uno dei due problemi finiremo a affrontare anche l'altro. Risposta è sì, giusto. sì, è proprio così, dobbiamo occuparci di entrambi i problemi. Un passo alla volta però. Come dicono lì, chi mangia il tofu caldo troppo in fretta si brucia la lingua. Ormai conosci pure. Siamo stati arrivati a questa piccola paradisaggezza, mio caro souvenir di quel viaggio. Ne servono anche molti altri, categorie diverse. Devo confessarti che quelli di Monster me li sono già scrollati tutti. Ottima qualità. Ma torniamo al nostro discorso, in mente un piccolo piano per risolvere la situazione. Prendiamo questi sensori e li riposizioniamo in alcuni luoghi specifici. Allora, facciamo così. Allora, posizioniamo questi munizioni. Ah! C'ero proprio dietro la miniera della serie, ok. Possiamo andare qua adesso, quindi c'è bisogno di laboratorio. Il primo sensore va fatto. Ma salve! Grazie per il nuco cristallo. Chissà, magari finiamo tutte le missioni di Inazuma si chiude, ma non credo. Credo che il fatto è che semplicemente o abbiamo girato l'avventura troppo velocemente o semplicemente il gioco voleva che vuole tenerci così allo sbaraglio. E sto morendo qua. Give me something over here, I'm dying. La musica veloce poi della sera. Che ci fa un cavolo? È proprio fritto. Cavolo fritto. E poi dobbiamo tornare indietro, giusto? C'è anche un coso, una cosa da collezionare. Andiamoci. Prendiamo solo uno di questi di nuovo, poi me ne faccio. Mi serve qualcosa per curare. Morirò. Questo. No ingredients per me today. Vabbè, torna ad alzare, inizia quanta gente. Mi piacerebbe affrontare, diciamo, perché mi servono quelle cose lì. Cacchio, facciamo? Affrontiamo ogni tanto. Basta che riesco a skippare. E l'uomo? Sakura swirl! Prenda pure fuoco. Prenda pure fuoco. Si prenda una combustione istantanea. La prego, faccia con piacere, faccia con piacere. Se no verrà distrutto. Contro la sua che credo. Oh no. Ci ha messo con. Questi collaborano insieme, eh? Perfetto.
Perfetto. Out of the way. Off we go. I'm going in. Ah, devo fare attenzione perché. E morire. Inutile opporre resistenza. Invece che l'altro corso indietro, l'avete visto? Mamma mia, che cacchio c'hai? Everybody stand back! Che quando vuole più e stavo dicendo prima c'è il caldo e c'è il freddo, le cose insomma tra virgolette più importanti, se è troppo caldo e se è troppo freddo non va bene. Esattamente un luogo così con i temporali non saprei, che è pieno di collezionabili anche qua dentro, che rottura di scatole. Vabbè, adesso, per adesso non ci ho voglia di raccogliere. Però torniamo da Zaniero. Voglio fare missioni oggi. Voglio esplorare. Esplorare possiamo farlo a distanza. Facciamo di solito. Vabbè. Mewi! Facciamo sempre. Spocchiamo sempre il tetto della camera. Hai messo i sensori? Sì, ottimo lavoro. I sensori sono in vendita. Facevo parte della squadra di progettazione della fornace. Sì, ce l'hanno detto. Posizionare i sensori in quei punti possiamo ottenere i dati. Se riuscissimo a installare dispositivi purificatori in quei luoghi in poco tempo, i nostri guai sarebbero risolti. Se il signor Flores venisse a sapere anche solo la metà delle cose che sono accadute, andrebbe su tutte le furie. Bene, grazie dell'aiuto. Prendi il tuo compenso. Ultima cosa. Possibile, probabile, anzi sicuro che uno dei prossimi giorni mi accorrerà nuovamente il tuo aiuto. Dopotutto non possiedo una visione, non posso certo andarmene a fare una passeggiata in un luogo ad altissima concentrazione di energia tatarigana. Il fatto è che questi energumeni dei fatti sono ancora da queste parti, onestamente. Posso di nuovo parlare con lui? Hello, it's me you looking for? Stavo cercando di capire dove è il collezionabile sotto la nostra testa. Che dice che c'è un collezionabile, ma non capisco dove stare in alto. No. Non lo so. Allora, aspettiamo. Allora, quello per adesso è fatto. Non so se esplorare ancora uomo non c'è. Andiamo a aiutare i Mr. Fantastic. Che mi sono perso. Sono qua da qualche parte.
C'è qualcuno che è morto? No. Scusate. Beh, non è vivo. Questo non ha questo. No, non credo. Due operai. Look, complaining's not gonna help. Better alive than dead. Vabbè, preso un riso. Se fossi nel bel mezzo di una guerra. Di certo non sarebbe bello avere a che fare con una guerra fra fazioni. Una guerra civile. Che magari le persone che conosci dall'altra parte. Quello deve essere brutto. Allora, dove cacchio devo andare per sti mister? Che purtroppo ho tolto il coso. Ho detto vabbè dai, cioè, se trovo Zambia trovo anche. Invece. Invece. No, ecco. L'ho tenuto, pensavo l'avevo tolto. Che destino. Salve, entrò nel vostro territorio. Sono un ribelle. Chiudete il cancello. No, da qualche parte. Sto coso. Cioè, sto questo. Non mi ricordo esattamente dove sono i tre studenti della mia maglia. Perché non ho potuto mettere cosa esattamente. Sono lì sotto. Non mi ricordo. Forse dietro la piana. Strano che il gioco non te lo segna già. Di solito lo segna già se c'è una quest vicina. Ah, ecco. Ah, sono qua. La pianta è uguale, ma tutt'altro posto. Salve amici avventurieri. Non puoi fare questo mentre sei in combattimento. Allora. Di sicuro questo piatto ha non so che di Julie. Julie, scusate. Anzi, la prima volta che l'ho visto pensavo fosse un tipico piatto di mostri. A quanto pare di Nasumi. A giudicare dal nome scommetto che è buonissimo. Dai, Zulong, prepariamone un po'. Ci incontriamo di nuovo. Ciao, viaggiatore. Perché te l'avevo detto che ci saremmo incontrati di nuovo, dice Zulong. Zulong ha imparato una nuova ricetta, si chiama Kurayaki, di uovo di granchio. È un bel nome, eh? Non è neanche difficile da preparare, ma servono tantissimi granchi. Li ho preparati un po'. Con i granti normali e ora ne sto cercando alcuni particolari. Particolari hai detto? Esatto, a essere più precisi puntiamo quelli che dimorano sotto quel sakura del tuono. Per prima chiamare i granchi elettrizzanti. Dice vabbè. Bah, no, beh, non sono sicuro, mi chiedo che saporebbero quei granchi. Tuttavia non oso avvicinarmi troppo a quel lado, visti i pugni. Nel mio libro c'è scritto che anche questa volta basta toccare un ramo e si ha cura del tuono per avere un elettrocrano attaccato al corpo, così da non venire colpita da fulmini. Beh, hai visto che aspetto a quell'albero? Non ho intenzione di rischiare a seguire una selezione scritta così. E se corressimo abbastanza veloce? Ma sei scemo! Cioè, ma non marito noi. Pensi di poter correre più veloce di un fumo? Beh, allora finché non tiriamo giù, non tiriamo fuori neanche con un bastoncino. Secondo me possiamo scavare un fosso qui vicino, così da tirare fuori l'acqua. Che si fuori sia l'acqua che i granchi. Hanno tutti un'idea ottima, ottima. Il gettore ti andrebbe di aiutarci. Se lo fai ti prepareremo un banchetto di ringraziamento.
Prendi questa esca. Usala per attirare i ganchi prima di che tu risparmi tempo e fatica. Sai che saporanno i ganchi. Allora attiviamo la cosa. Quindi allora, lei è di Sumeru. Lei è un'avventuriera di Mondstadt, penso un'avventuriera. E lui... o sembra di lui, ma non so, mi ricordo esattamente. Ah, sembra rosso. E ho tutto il cacchio. Yeah, smetti, ma... oddio. Fattura i ganchi del tuo... bisogna trovare dobbiamo tirare un esco. Vabbè, io lo faccio così, scusa, che me ne frega dell'esco. Hello Zlum, hai dato la caccia ai granchi? Oh, questo granchio sembra ottimo, iniziamo a cucinare. Scommetto che questi tre prima o poi faranno una... aprono un ristorante, non è possibile. O no? Ma non capisco come questi qua... ecco una pozione anche per te. Ecco una copia della ricetta anche. Adesso andremo all'isola di Rashore. Vieni a trovarci. Ah. Ehi, Giulia, lasciami tu. Vai. Dopo il banchetto, i chef se ne vanno. Che cosa simpatico. Sono simpatico. Mi chiedo però questi qua che viaggiano bene, viaggiano così di soldi, dove se li fanno esattamente. Non riesco a capire. Ah, più che altro ci sta, cioè a prezzo. Non sarebbe neanche male. Non sarebbe neanche male. Sinceramente per me. Che fare viaggi così. Cucinare piatti. E che forte. Ma che cazzo? Ah, cavolo. Devo fare attenzione. Everybody stand back. Out of the frying pan into the fire. Take flight. Sono tutti morti. Il baule è aperto. Sì, sai che forte. Però mi chiedo come guadagnino i soldi, chef. Presumo che un giorno si apriranno un loro ristorante. Beh, quella lì di Sumeru può benissimo... allora, quella di Sumeru può benissimo vendere le conoscenze dei piatti. E si fa pagare. E invece l'avventuriera, non lo so, l'avventuriera può farsi pagare perché scorta quelli, ma insomma se non c'ha l'incarico. Ma dovrebbe avere l'incarico. E invece... Sudong non saprei. Sudong è quello che prepara da mangiare, gli altri guadagnano i soldi. Che scemo. So rude. Ma no, ma non è un pistolato. I'm going in. Imagine. And you're dead. Congratulations. It's a win-win situation for everyone. You're dead. And no one cares about you. Sto scherzando. Ah, ci avete un cecchino nella campana. Take flight! Target a cuore. C'è una differenza tra il livello 78 e il livello 80.
I livelli dei personaggi a livello 80 sono molto, molto più difficili da affrontare rispetto a un 78. È stranissimo, sono solo due livelli, sembra chissà che vuoi. Esattamente chi sei, non piace a nessuno. Ah, che scemo. Raccogli le particelle entro 100 secondi. È una pessima idea, cosa cacchio sto facendo? Non lo so neanche io. No, una pessima idea. Fammi tornare indietro. Mission fail. È dell'Arknest. Te ne vai tatticamente via dal luogo. Mission fail. Te lo immagini. Che scemenza. Mission fail. Ogni volta che fallisci qualcosa su Genshin. Ma c'è ancora qua esattamente cosa, scusa. Ah, è quello. C'è una volta. Sinceramente speravo di fare una. Vabbè. Volevo fare una reazione. In effetti però lì possiamo prenderci, caricarci di elettricità, no? Però non sembra abbastanza. Vabbè, che se ne frega, andiamo a fare quello. Se spawnano, noi se li voliamo in testa. Vai, Greta. Dovresti fare un esame a scuola. Che scemenza. Mission fail. Che stile. Io in effetti non capisco come fanno tipo quelli di scuola Zoe. Insomma, io ormai diciamo che sono un grandicello, ma... a tenersi così giovani. Beh, non, io non è che sono... vecchietto. Volevo solo prendere questo, grazie. Bucky Myers. Era un po' di slown, sai, a mo' di The Crew. Niente, no. C'abbiamo un po' un baule, lei tranquillo. E che cacchio... e che cacchio ha bisogno di più? Ecco, un po' di slow, perfetto. Muro invisibile, perché ci sta, insomma. Non ci sta il muro invisibile qua, rompi. Dai, e che cavolo. No! Ho bisogno della tua abilità, Yak. Eh sì, ma non ti accedo. È finito. Lo so, non più. Dammi un secondo. Vai, 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 vai. Torno. Meno male che c'è Yaga. Today is a lucky day. È per quello che mi piace anche Yaga, che puoi fare anche questo. Che dominio è questo, se è quello che facciamo di solito? Curioso. No, è quello lì che... ah già, che c'è il bonus oggi. Che scemenza. Chiedo
devo chiedere un attimo alla regia cosa devo fare. Datemi un attimo. Sì, teoricamente ci vuoi sperare. Lo facciamo anche stasera, se devo andare a lavorare. Arrivo. Vado adesso perché sinceramente non so quando mi arriverà un messaggio che devo andare a lavorare. Non devo fare le cose adesso perché sennò finisce male, ok? Cioè finisce male nel senso che posso anche fare le cose domani mattina, però mentre sono qua che gioco, no? Allora vi saluto, tanto abbiamo giocato per un'ora e 40, ho fatto un po' di roba, abbiamo sbloccato un sacco di roba. Ciao ragazzi, un proseguimento. Ci vediamo. Devo solo vedere. Sì, ok. Disattiva la cupola. La cupola. La vecchiaia. Sto scherzando. Ciao ragazzi. Ci vediamo. Ciao. E poi per la tastiera vi dico che adesso sta andando meglio. Magari non ho cambiato.